In cammino tra i ghiacciai. Presentato da Scarpa, No Place Too Far. Scarpa. Picozzo che la macià? Sì. Ramponi? Sì. Imbrago? Sì. Casco? Sì. Da bere e da mangiare? Sì. Yes. Ok. Top. E allora, a parte per il pispalù? Stavo guardando la cordata dei nostri eroi, della nostra eroina Dalila, che stanno salendo. Abbiamo metà gruppo che si sveglia piano piano e gli altri che sono già a metà montagna. Sono dei puntini bianchi e uno rosso che sappiamo che è Stefan. E riconosciamo anche la lucina. E da qui possiamo solo fare il tifo. Adesso non vedo più le luci, già mi agito. Bene, Romano. Benissimo, siamo andati molto molto bene qua. Abbiamo trovato il sentiero subito. Ho anche un po' lì la morena che pensavamo che è peggio, ma è andata molto bene. E adesso ci aspetta una bella salita. Oggi raggiungeremo il Pizpalù. Le condizioni del ghiaccio e delle pareti del Cambrena però sono particolarmente critiche. Per questo solo una parte del gruppo potrà raggiungere la vetta a 3.898 metri in poco meno di 3 ore e 30 effettive. La salita è di 7,8 km con un dislivello positivo di 1.540 metri e 142 negativi. Purtroppo le condizioni, specialmente in discesa del Pizzopalù, non ci permettono di andare con un gruppo così numeroso e allora abbiamo deciso di dividere il gruppo. Silvia è un po' delusa. Sarebbe stato bello vederlo, ma lo guarderemo dal basso questa volta. Adriana? Stessa cosa. Irene? La delusione c'è, ma si riproverà un'altra volta. Peccato non essere tutti assieme, quello sì, sicuramente per il gruppo era bello fare tutto il percorso assieme e non tagliare una tappa come questa, cioè due da una parte e due dall'altra, questo non mi rincresce un po'. Sì, no, è vero, io capisco tutti, d'altronde dobbiamo rispettare anche quello che ci dice la montagna. In effetti quest'anno
non è paragonabile, però abbiamo visto quello che è successo alla Marmolada, sono veramente eventi talmente eccezionali che nessuno si ricorda, e perciò se abbiamo questi campanelli d'allarme già adesso è giusto rispettarli, ecco. E comunque vedrete che sarà un giro bellissimo. Ottimo, ottimo. Quindi Moreno andremo, partiamo. Partiamo per il rifugio dei camosci. Ah sì, ho capito. Il ritmo dice è particolarmente sostenuto? Abbastanza, anzi dobbiamo accelerare il nostro, se no non li incontriamo. Arrivano prima di noi in capanna. Se che trovo amici con la team scaduta, la sciura, chi no? Sì, anch'io mangio adesso, c'ho una fame. Qualcosina. Ma se stava ben in scia, eh? Con la velocità stava ben spedì, dynamic. Ciao Ber. Grazie. Auguri. Grazie. Auguri. Bravo. Prima cima. Prima cima. Grande Guido. Prossime. La prossima è questa lì. Grazie. Oh, tutte e tre. Che sono? Bravo, che sono Spinas, Albumil, raso cima principale. Grazie. E l'est. Cima dall'est al palù. Quasi meglio se vai su, non lo vedi male, ma ne va su una che poi va dentro così. Che bello. Anche oggi in cammino tra i crepacci, altro che tra i ghiacciai. Cinque o sei anni fa erano ancora collegati. Il ghiacciaio del Morteracci col ghiacciaio del Perth erano ancora collegati. Adesso vedete che distanza. Retrocesso. Se fossimo venuti qua 5-6 anni fa, qua non avremmo dovuto togliere i ramponi per poi rimetterli tra poco. Esatto. Ci si rende veramente conto in prima persona di questi cambiamenti camminando su questi ghiacciai, impressionante. E giù ramponi, e su ramponi. Su ramponi, giù ramponi. Thank you.
guida infilato? O come? Fai il guida infilato e dopo metti dentro il moschettone. Da adesso in poi la cosiddetta fortezza e si arrampica. Godetevela la fortezza, Calina, bella. È bella. Perché cammino mi scita tenga a sentire la sua corda. Sì. Tesa, che ci laga di studio amiche a camminare. Sì, sì, va bene. Ok? Sì. Grazie. Tengo il guinzaglio. Esatto. Sei in una botte di ferro. Esatto. Ok. Ma è difficilissima, Eli. Sì, sì. Vedo che si ha le frecce. Il fiur fino a 6 kg. Mamma mia. Ah? Che ci sono i fiur. Aspettate, qui vado su sopra, faccio sicure da sopra, ok? Benissimo, bravi. No, a parte questa entrata un pochettino così, prima di prendere questa salita qua, mi viene in mente una frase di Nelson Mandela che disse che i vincitori sono solo i sognatori che non si arrendono e perciò oggi noi saremo i sognatori che non si arrendono. Andiamo! La punta è andata giù. No, sì, solo un pochino. No, la neve è molle, ma non era. No, per fortuna. Infatti. No, però... di la verità che volevi andare giù a vedere com'è. Sì. No, ho provato a spingere giù la piccozza. Andava giù, sì. No, io per visto. Magnifico. Bella
Brava Stefan. Grande. La parte terminale, prima di arrivare in cima, resta fortunatamente ancora un po' di neve che con questo caldo non sarà proprio, non avrà proprio una portanza ottimale. Io e Moreno, Concordia, abbiamo deciso di legarci. Siamo all'attacco dalla cresta, dal Spinas. Ecco, ma porto su sulla... sulla cima occidentale del Palù, corda corta, facile, ok? Sì. Ma negli anni normali c'è ancora un po' di neve qua a Romano. No, comunque, eh. Ah, foto a polo. È di là per le contrade. Esatto. Altro che contrade questi. Esatto, di qua e di là per le creste. Contrada Spinas. Irene, siamo un po' silenziosi oggi, vero? Forse un po' pensierosi a pensare che gli altri sono lì in cima, un po' di invidia c'è, lo devo ammettere. Però non è che qui non sia bello, è comunque bello camminare in questo paesaggio. Comunque una bella esperienza, niente. Però magari ci fa pensare un po' tutti, allora siamo un po' più silenziosi. Il giro che facciamo oggi non è proprio un giro classico, no? Andiamo a attraversare dei ghiacciai, andiamo a attraversare tutto sotto la nord del Palù, e mentre la grossa massa sale la normale del Palù, ma noi non vogliamo essere la grossa massa, noi siamo differenti e perciò andiamo a esplorare i ghiacciai. Qui vediamo il Pizzo Palù e loro dovrebbero essere proprio alla cima centrale, in cima. Ci hanno impiegato 5 ore e mezza, buon tempo. Chissà come se la stanno vivendo. Lì in cima oggi deve essere speciale, però anche noi ci godiamo il nostro panorama. E lì abbiamo Mali, eh? Bellissimo! Bellissimo! Santa Scia!
Sotto scima giù da sta parete possa fosse il centro la trus, la destra, giusto? O no? Pensi che te pensi che il tempo di l'Ave Maria? No. Pizzpalù, 3.205. Manca poco ai 4, eh? Sì. Facciamo, mi metti in spalla così raggiungiamo i 4. È fantastico questo panorama che lo sci, uno dei momenti più bei da tutto. E anche la terza. È un po' di svelto. Adesso ci troviamo sulla cima orientale, andiamo giù al sci depot e dopo si segue la traccia, si vede la gente che va giù sul pezzo piano qua che si chiama Schnapsboden. Okay. E poi da lì si va via, lì dove è più o meno la zona dell'ombra, si affianca il Cambrena e si va via verso il ghiacciaio del... Il problema è lì dove scarica il Cambrena. Esatto. La discesa non è tecnicamente difficile, però è zona crepacciata e il punto magari più pericoloso è la zona sotto il Piz Cambrena. Ci sono sopra dei massi instabili che possono scendere in qualsiasi momento. Quindi saranno in tensione i nostri... Probabilmente sì, un po' in tensione per la discesa e appunto per quel punto lì. Va per voi? Tutto bene. I bei bece, Occhio qui, eh? Vai, cammina, Eli. Passa piano. Gli ultimi passi sul ghiaccio. E abbiamo il papà di Romano. Questa trasmissione è stata presentata da
Swiss Helicopter Regione Ticino, 15 basi in Svizzera. Swiss Helicopter Regione Ticino.